Abbiamo diffuso i dati della quinta edizione del censimento della popolazione. Anche quest'anno registriamo un calo di popolazione, calo più accentuato nelle isole e nel sud, mentre la popolazione al nord sale e rimane stabile al centro. Ci sono più decessi che nascite, ci sono più immigrati che emigrati, ma il saldo totale è negativo. Abbiamo fatto anche degli approfondimenti sulla popolazione straniera presente in Italia, che è lievemente cresciuta dello 0,2%, individuando le persone che hanno un background migratorio, cioè gli stranieri nati all'estero, gli italiani nati all'estero e gli stranieri nati all'estero che hanno acquisito la cittadinanza. Quindi abbiamo sul territorio più di 6 milioni di persone che hanno un background migratorio e ci permette questo tipo di analisi di vedere anche alcune caratteristiche di questa popolazione, come per esempio uno svantaggio scolastico abbastanza importante. Per la prima volta abbiamo anche tentato di portare a coerenza il conteggio della popolazione italiana con il conteggio degli italiani all'estero, introducendo dei meccanismi di analisi innovativi che ci permettono di quantificare bene anche la presenza degli italiani all'estero.